Ciao a tutti, non ho trovato più il post del nuovo pedofilo, prete pedofilo sgamato, però ho trovato qualcosa di comunque molto 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 divertente, almeno per i miei gusti. Diciamo che cercherò di essere il più neutrale possibile, anche se temo che quello che penso verrà fuori perché c'è da morire dal ridere. Comunque io cerco di essere, di dire i dati di fatto. Allora, a Pontida c'è stata una contromanifestazione, dato di fatto. E Fanpage si è occupata di questa contromanifestazione. Fine. Leggo alcuni commenti che mi sono piaciuti tantissimo sotto questo video. Questo video si intitola Manifestazione antirazzista a Pontida. Gli abitanti incontrano un gruppo di migranti, anche perché comunque i migranti ci sono oramai, prima o poi dovremo, cioè, parlare con uno con l'altro. Vediamo un po', leggo anche l'intestazione del video così capite di cosa sto parlando. Siamo a Pontida, feudo storico della Lega, dove sabato 16 giugno si è svolta la seconda edizione della manifestazione antirazzista in difesa dei diritti dei migranti. Nel piccolo comune, dove ogni anno si tiene il meeting del Carroccio, gli abitanti si dicono contenti del nuovo corso inaugurato da Salvini sulle politiche di accoglienza. E abbiamo così deciso di provare a far dialogare un gruppo di residenti con sei ragazzi presenti alla manifestazione. Ma il risultato purtroppo non è stato molto incoraggiante. Andiamo a leggere i commenti che ci sono stati sotto questo video. Tenete conto che io leggo i commenti, no? Quindi lo faccio in modo più asettico possibile. Al limite mi metterò a ridere. Cercherò di commentare il meno possibile. Cioè, dovrò trattenere questo leone incazzato dentro di me che vuole dire un sacco di cose. Comunque, guardo di lì perché ho lo schermo di lì. Scusate, non sono diventata strabica. Il ragazzo di colore che parla in bergamasco è qualcosa di commovente. Vai al tuo paese, gli risponde in bergamasco. Oh, che spettacolo! Salvini non è razzista perché è cristiano e va in chiesa. Ok. Io non sono andato neanche all'asilo. Te lo posso dire che si nota. Devo dire questo. C'è stata una ragazza che ha detto: lei sa cosa vuol dire avere 3 anni e prendersi cura di un neonato? E lui ha risposto: sì, io tenevo gli animali e non sono andato neanche all'asilo. E questo dice: io non sono andato neanche all'asilo. Te lo posso dire che si nota. Una ragazza immigrata che sa la Costituzione meglio di un italiano di 70 anni. Siamo messi bene. Qualcuno va a notare ancora qualcosa di più fine, che mi ha fatto morire dal ridere. Uno della Lega ha detto: vengono qui a imporre le loro leggi. Qualche minuto dopo, questa stessa persona dice: dovete fare meno figli a quelli dell'Africa. Perché c'era stata questa accusa che, ah, noi, che loro in Africa fanno tanti figli e quindi poi dopo non possono prendersene cura. In realtà, io metterei le mani avanti. I paesi del Nord Africa fanno un po' più figli di quella che è l'Italia, però noi come italiani abbiamo il tasso di natalità proprio più basso o tra i più bassi al mondo, quindi. Dopodiché ci sono alcuni stati che hanno diminuito di molto la natalità. È vero che comunque il Niger, mi sembra, guardo spesso queste statistiche, quindi non mi sbaglio di molto. Il Niger ha il tasso di natalità più alto al mondo, una cosa enorme. Cioè, 7 figli a coppia, qualcosa del genere. 7 figli a madre. Comunque, passiamo avanti. Salvini è cristiano. Salvini. Ma io sono l'ultimo dei cristiani. Vado 2 volte l'anno a messa.
si sputtanano da soli. Poi qualcuno cita una frase: abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli. Esatto. Piacere, sono la generazione che cambierà l'Italia. Grazie per essere qui, facciamo il più presto. Rubare una bici. Siccome a una persona pare che un immigrato abbia rubato la bici, ecco questi commenti. Rubare la bici, uguale, imporre con veemenza usi e costumi del proprio paese ad altri. No, infatti quello è stato scritto, grazie al cielo, è stato scritto con ironia, però no, non è così. Rubare una bici è essere ladri, che non significa che non debbano pagare. Chi è preso, per me chiunque a rubare deve essere punito, deve restituire anche il malloppo, scusarsi e pagare, fare ammenda. Il problema è che l'Italia è piena di vecchi che vivevano ai tempi del fascismo, quindi sono abituati a pensarla in modo sbagliato. Sì, quell'uomo lì probabilmente ha vissuto sotto il fascismo. La verità è che tu sei scuro, io sono bianco. Però non siamo razzisti. Ah? Sì, ecco. L'unico commento che posso fare è: io non ho capito. Non ho capito, cioè, non ho capito, spiegami in un altro modo. Sono rinco, ma non ho capito. Andate a fare le leggi al vostro paese, quando il ragazzo cita la Costituzione italiana. Volevo solo dire una cosa, eh. Io non so la situazione del ragazzo, però posso parlare della mia. Cioè, io sono italiana, no? Se sto qui e tutto andrà bene, come sono nelle mie speranze, nei miei progetti, posso diventare tedesca. Probabilmente lui sa la Costituzione italiana meglio degli italiani perché ha fatto un corso appunto per prendere la cittadinanza tedesca, italiana, come io sto facendo per prendere la cittadinanza tedesca. Quindi ho dovuto studiarmi un bel libricino con tutte le leggi, in più ne studio altre per la scuola, per l'Ausbildung. Quindi alcune leggi le so, grazie al cielo. Ci mancherebbe che non le sapessi, anche per tutelare me e i miei diritti. Ma Salvini è cristiano. Salvini ha divorziato 2 volte e va a messa una volta l'anno. Direi non molto praticante, però. I bar di paese sono sempre una garanzia. Ma Salvini non è razzista. Sto ridendo da mezz'ora. Beh, anch'io. Internamente, cerco di non farlo vedere troppo. La realtà è che tu sei scuro, io sono chiaro. Motivazione più che plausibile, come se dicessi: sì, ma tu sei bianca e io sono castana. No, tu sei bionda e io sono castana. Cioè. In tutto questo, secondo me, i poliziotti dietro si stavano pisciando dalle risate. Sì, perché. E oltre ogni ragionevolezza. Ma questa gente esiste veramente? Ti devo dire di sì. Non ho parole. Io sono cristiano, sono buono e non ho mai fatto male, non ho mai fatto del male. Ma questi non li voglio. Ma non è razzismo? No, dichiararsi cristiano è proprio il passepartout per fare ogni tipo di cristonata, cioè. Ragazzi, ma sono troppo simpatici questi tizi di colore. Uno parla in bergamasco, l'altro fa battute, un'altra urla. Vi giuro, sto morendo. Sì, perché allora questa ragazza all'inizio era anche abbastanza moderata. Poi questo gliene ha detti di tutti i colori che lei non doveva fare figli e questa gli stava per dire scusi, ma i cazzi sua. Loro vengono qua a imporre le nostre leggi e poi dopo 3 secondi dovete fare meno figli.
Signora, non mi va bene che un nero viene qua a impormi come devo fare, cosa devo fare. Giornalista, a lei le è capitato? Signora, sì, mi hanno rubato anche una mountain bike. Excuse me? Coerenza 100%, che pena. Io sto leggendo i commenti. Raga, la polizia dietro che guarda e non fa niente è veramente imbarazzante. Sì, ti do ragione. Però che devono fargli? Impiantargli un cervello che non ce l'ha? Non lo so. Andate nel vostro paese. Ma io sono nel mio paese. Sì, perché si è preso la cittadinanza. Non lo puoi più cacciare. Fattene una ragione. Fattene una ragione. Nello stesso momento in cui io mi prenderò la cittadinanza tedesca, se mi vogliono cacciare, gli dico scusa, tesoro caro. Questa è la risposta giusta. Torna al tuo paese, sei diverso. È impossibile, vengo dall'universo. Sono un nano, vengo da... Io non sono andato all'asilo. Almeno ne ho avuto la possibilità. Il popolo siamo noi, lo dice la Costituzione. Non lo dice lei, lo dice la Costituzione, quindi fatene una ragione. Vabbè, ragazzi, io ho letto anche più che sufficienza. Scusate le pause che ho dovuto fare, però dovevo guardare. Comunque le scene che si vedono lì sono bellissime. E io non riesco a capire una cosa. Questa mentalità non la riesco a capire. Ma c'è ancora qualcosa che forse ne ho già parlato, che riesco a capire ancora di meno. C'è un tizio che è arrivato in Italia e si è preso una laurea in medicina. E infatti stava lavorando come medico. Ovviamente era africano, quindi era più scuro, cioè era proprio scuro, 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 scuro. E una signora gli ha detto: io non mi faccio visitare da un negro. Ecco, quell'uomo lì ha detto: va bene, ho un quarto d'ora in più per prendermi un caffè. Gli ha risposto così. Ecco, io vorrei avere la sua bontà di cuore. Non ce la faccio. Io gli avrei detto qualcosa tipo: va bene, per me può crepare lentamente. Si diverta con l'agonia. E io nel frattempo mi bevo un caffè, perché sono cose che mi smontano. Ma quel ragazzo lì è molto più bravo di me, credetemi, che ho la pazienza che mi dura 3 secondi, dopodiché sfanculo la gente. E ha avuto culo, signora, lei ha avuto culo. No, io odio le mosche. Vi mando un bacio e alla prossima.